Un saluto ai nostri carissimi amici. Ci troviamo nel progetto Case di Royo 1, number one, dove stiamo vedendo che ci sono tantissime novità. Che cosa sta accadendo? Improvvisamente, da qualche giorno, ci sono tanti operai che stanno sistemando le aiuole, che stanno sistemando tantissime cose, i giardini. Però qualcuno dice che questi giardini sono stati sistemati soltanto perché è venuta una televisione nazionale, in questo caso colleghi, giornalisti e tecnici, e quindi è bene far vedere i giardini, gli orti sistemati, eccetera, eccetera. Ma negli altri complessi ci dicono, ci riferiscono che le cose stanno diversamente, cioè che tutta questa manutenzione, tutta questa bellezza, questa sistemazione non c'è. In poche parole, all'Aquila, capoluogo di regione, queste cose si fanno solo per far vedere che si sta sistemando, perché devono venire le reti nazionali, perché magari ci sono le elezioni vicino. Marco, come stanno le cose? Ma il discorso è uno, è che in questa fase qui la manutenzione non è che ci sia giornalmente. E dall'altro ieri noi ci siamo resi conto di una fervenza di operai del comune che cercavano di pulire, di sistemare, di fare. E quindi cercavano in qualunque modo Possiamo pure di incamminarci. sistemare queste aree, di cercare di renderle vivibili. E di renderle anche per mandare un messaggio che questi progetti case sono tutti quanti sistemati e tutti quanti belli. Ma ci rendiamo conto che io conosco varie realtà aquilane, perché facendo un'agenzia immobiliare mi rendo conto, girando, che in queste altre aree abbiamo erba alta, abbiamo giardini incolti, abbiamo situazioni diverse. Allora, abbiamo cittadini di serie A o cittadini di serie B, o dobbiamo mandare anche televisioni nazionali in quelle aree per farle riqualificare, cose che sono dovute, credo, da ogni cittadino: avere una condizione vivibile, far girare i figli sopra un giardino, farli giocare o andare a spasso con i propri animali. Quindi non credo che debba arrivare una televisione per dare una manutenzione. Qui parliamo di immobili che sono in buone condizioni, immobili che possono essere utilizzati con molta tranquillità, però ci troviamo anche in immobili che la manutenzione non c'è, perché se andiamo a vedere giù i garage ci sono delle sistemazioni da fare, e si è rotta la maniglia della porta, è stata chiamata l'azienda, è stata dovuta sistemare dagli inquilini, e ci sono appartamenti allagati, si chiama il comune, si chiama l'agguerrato, c'è uno scambio di diciamo un rimbalzo, quindi non si sa mai chi ha veramente il potere per sistemare Ecco, determinate cose. intanto facciamoci una camminata, facciamoci due passi in questo vialetto. Allora, Qua c'è infatti, un parco giochi, insomma, sì, è una è situazione sistemato, abbastanza vivibile. questa è un'area vivibile perché l'hanno sistemata in questo modo, hanno messo tutto terriccio, quindi c'è la possibilità di poter girare. Lì vediamo quella macchina, cosa che non ci dovrebbe essere perché c'è un cartello che quello è solo per l'accesso di aree e per mezzi di soccorso, però a quanto pare anche qui sono cittadini di serie A e di serie B che utilizzano questi parcheggi che non dovrebbero essere dovuti, e nessuno viene a controllare chi ce le mette, chi non ce le mette o altro. Andiamo avanti, camminiamo un po', vediamo, ci sono dei bellissimi alberi in Alberi in fiore fiore, anche qui, quindi lì insomma hanno fatto anche delle la aree di primavera. panchine, altre cose. Anche Andiamo, se possiamo anche vediamo passare che qui, no? quest'area qui, che non era quasi visibile alle televisioni, come vediamo non è stata sistemata in un modo adeguato, perché naturalmente il prato non è a livelli effettivi, non ci sono condizioni specifiche, non c'è quello che realmente ci dovrebbe essere per un mantenimento delle aree. Quindi, Insomma, è stato già pulito in vista di sì, queste. però è stato pulito ieri, quindi se è Ma stato per pulito ieri. quanto tempo è stato in condizioni Ma per di mesi, invivibilità? parliamo per mesi. Beh, Mesi, anni, giorni? io sto qui da un anno, quindi io ti dico che li ho visti solo una volta, Una volta una volta l'anno. in anno, e poi ieri che sono arrivati tutti quanti, c'è stato un fermento per la sistemazione di questi orti qui, di queste cose, per cercare di far vedere altro. Questi orti sono stati assegnati alle persone dalla comunità, dall'ente parco. E tramite una richiesta fatta da un funzionario specifico, però poi ci ritroviamo nella condizione di sentir dire da un funzionario del comune che questi adesso con una delibera comunale è il comune che se ne occuperà.
Oh, questi che vediamo sulla Questi nostra orti che destra sono gli vediamo sono orti. gli orti di cui parliamo. Avviciniamoci, ma. Quindi sono stati Sono concessi stati concessi a dei dall'ente cittadini parco da parte dell'ente parco per degli orti. E questo, insomma, è poter. anche una cosa Sì, buona perché ci però sono persone ci sono anziane, persone anziane, ognuno si persone che coltiva ognuno si magari. coltiva il suo orto, ma anche per divertirsi, per fare un'aggregazione specifica e altro. Adesso, a quanto pare, questo funzionario del comune che è arrivato oggi diceva che loro adesso hanno la gestione di queste cose e dovrebbero provvedere a far rifare l'assegnazione con dei bandi. Allora, se non è che il comune può decidere di fare delle assegnazioni specifiche, ci servono delle delibere di giunta, servono delle cose, non servono i regolamenti comunali che fanno delle assegnazioni. Però Intanto possiamo. non so quali sono le condizioni specifiche che hanno portato a questo. Quindi era anche rendersi conto dell'effettiva situazione che uno doveva fare in questo contesto. Quindi, secondo lei, se ho ben capito, si fa campagna elettorale in vista delle elezioni che ci sono? Guardi, il mio discorso è questo: in una fase di campagna elettorale, far venire una trasmissione nazionale, La televisione una nazionale. televisione nazionale, Per fare che una mi trasmissione parte per nazionale. fare una trasmissione nazionale, che andrà in onda il 15 di aprile. Intanto possiamo Quindi in farci una fase effettiva due della passi. campagna elettorale, no? Noi dovremmo mandare anche, almeno il cittadino che vede questo, manda un messaggio, dice però il comune sta facendo, il comune sta mantenendo. Ma sta mantenendo cosa? Noi abbiamo questo palazzo, se vedi qua, che è completamente chiuso, non assegnato. Però ci sono delle macchine Ci sono sotto di delle me. macchine che sono macchine anche di persone che abitano in questo palazzo e le Perfetto. parcheggiano lì. Questo palazzo è completamente vuoto. Allora, le cose vanno riqualificate e vanno anche mantenute. Noi parliamo di progetti case completamente abbandonati, perché mancano le fognature. Parliamo di progetti case che non vengono sviluppati, progetti case per i balconi. Ma questi progetti case, a mio avviso, il comune dovrebbe darli a delle strutture in grado di poterli riqualificare. Quindi anche dargli in comodato d'uso, anche fare dei discorsi. Che se noi diamo in comodato d'uso delle strutture che ci portano turismo, che ci portano incremento, io ho visto delle cose assurde, ma noi parliamo qui che l'hanno sistemato, probabilmente l'ente, la trasmissione nazionale, la rete nazionale non è andata a vedere San Piero della Ienca, non è andata a vedere Monte Cristo, perché la strada di San Piero della Ienca è chiusa, è Chiusa bloccata, purtroppo. e il turismo religioso noi non ce l'abbiamo, con l'unico santuario al mondo di un papa, abbiamo la strada per E Monte questo è un Cristo altro bloccata, annoso problema, certo, ma abbiamo che la poi strada. nessuno risponde. Ma Ormai la io ho comunicazione è letto degli tutta su articoli, ma hanno Facebook. bloccato anche Montecristo. Io ho letto degli articoli su Facebook, su giornali, dove dicevano che non era possibile sviluppare e togliere quegli alberi perché erano rifiuti, sono stati classificati rifiuti speciali. Allora, da quando in qua i pini a casa mia sono rifiuti speciali? Allora, i rifiuti speciali sono rifiuti tossici. I pini non sono tossici. Cioè Quindi siamo per quale proprio motivo arrivati, proprio arrivati. classifichiamo rifiuti speciali per evitare? Ci sono stati dei singoli cittadini, petizioni su Facebook che mi sono arrivate per poter andare con mezzi propri a ripulire quelle aree. Non gliel'hanno permesso. Allora, cioè è capire un attimo la situazione, Quindi è si blocca cercare, si un'intera blocca città, un'intera un città, intero comprensorio per una decina di ma piante anche un sulla intero livello strada. economico, perché noi parliamo di attività produttive, noi parliamo di alberghi, noi parliamo di aziende, perché se noi parliamo di San Piero della Ienca, cosa assurda, noi potremmo, abbiamo un aeroporto, noi abbiamo un aeroporto con persone assunte e fermo, abbiamo un discorso di santuario religioso. Allora, per quale motivo non facciamo dei percorsi religiosi con San Piero Celestino, con Giovanni Paolo II, con queste cose per poter incrementare Perché questo, la gente insomma, religiosa? è anche una parte del turismo. Per esempio, Ma San Piero della è Ienca molto è turistico, importantissimo, è ma molto addirittura, importante. addirittura è stata fatta una proposta, che non so se è stata accettata, di fare dei voli di collegamento con Cracovia. Ma voli di collegamento che non sono stati fatti perché l'aeroporto è chiuso e non si sa neanche chi ce l'ha in gestione. Cioè, insomma, è un Allora, noi casino dei abbiamo tagli. un casino che non si riesce a fare. Cioè, qui è inutile che noi continuiamo a fare campagne elettorali, continuiamo a fare cose. Qua non si tratta né di destra né di sinistra, qua si tratta di fare un cambiamento totale. Allora, qui ci servirebbe o un sindaco che riesce a prendere le mani, o una donna che è in grado di amministrare casa sua, per amministrare le aziende, però avere
una valenza su quello che si sta facendo. Non continuare a fare le armiamoci partite per far vedere la situazione com'è, tutta quanta bella, tutta quanta rosea, perché se noi andiamo a parlare con i call center, andiamo a parlare con le cose, andiamo a vedere altri progetti case che poi vi porterò a far vedere, perché è giusto che noi ci rendiamo conto anche delle situazioni, perché uno può dire delle cose, però non si possono condividere o non condividere, però far vedere anche altre realtà per chiudere il discorso che uno sta facendo e per valutare che questo discorso effettivamente è stato fatto. Ecco, ci spostiamo un po' verso l'esterno e vediamo, insomma, a parte a prescindere le Sì. erbacce, piattelli rotti, sistemi di irrigamento tagliati, evidentemente qualche vandalo, oppure le stesse condizioni meteo, perché insomma ci troviamo a Roio, quindi siamo a un'altitudine diversa dall'Aquila, però vediamo anche qui, non è che sia stato fatto molto, o no, perché vediamo delle erbacce alte, veramente questa a me sembrerebbe più una fratta. Certo. E vediamo che dalla parte che non è chiara, non è visibile, insomma, ci sono delle piantine, ci sono degli spini. E vediamo, le condizioni, insomma, sono quelle che sono. Anche perché non dare queste case a qualcuno comporta delle Non so spese, il perché se motivo la per casa cui non è sono spese, vivibile. ma naturalmente poi queste spese non è un problema, perché le spese vengono ripartite tra tutti quanti quelli che stanno nel progetto case. Cioè, Allora, insomma, qui paghiamo noi. O funziona o non funziona, paghiamo addirittura il noi. discorso è anche un altro. Io, oltre all'agenzia immobiliare, faccio anche amministrazione di condomini. E se si va a vedere, a seconda delle aree, il condominio, l'acqua costa a seconda di dove tu ti trovi, ma non è quello il problema, perché il condominio è sempre lo stesso, la gestione è sempre la stessa. Quindi non serve che se io vivo a Camarda pago un prezzo, o se io vivo a Santeria ne pago un altro, se io vivo a Roma ne pago un altro, se io vivo a Coppino ne pago un altro. Oh, una cosa importante, lei ci diceva poco fa che c'è stata una signora che ha tentato invano di chiamare per un'emergenza. Non so se il comune o Allora, la la ditta signora ha che fa la chiamato il comune e manutenzione. poi ha chiamato anche la ditta per la manutenzione. L'appartamento gli risulta allagato, ogni tanto gli esce l'acqua con gli scarichi, con le cose, ma a quanto pare lei ancora vive in questa condizione e non riesce a risolverla. Quindi, purtroppo, lei non può, deve vivere in queste condizioni di disagio. Ha chiamato anche assessori comunali, ha chiamato altre persone, sta aspettando delle risposte. Ma sono mesi che sto aspettando queste risposte, non si può trovare in una condizione effettiva di disagio totale. Bene, ci avviciniamo verso la strada, andiamo a vedere, qui ci sono i parcheggi, qua appunto è disabitato, però insomma vediamo che l'erba alta, erbacce ci sono e c'è questo problema della manutenzione. Ok, a questo punto io direi di fare una cosa, intanto vediamo questa bellissima cornice delle nostre montagne innevate, poi sullo sfondo ci sono anche questi tecnici e colleghi delle televisioni nazionali che sono venuti qui per documentare appunto quanto sta accadendo. Bene, noi ci fermiamo qui e andiamo a vedere qualche altra località. A tra poco. Veniamo alla seconda parte, con noi c'è il signor Luciano, qui Sole. siamo a Sant'Antonio, lui è dal 2009, Novembre pensate, 2009. che sta qui, risiede e vive in queste casette, quindi ne ha viste di tutti i colori. Ci può veramente dire quello che accade. Prima ci hanno fermato le persone, d'inverno le caldaie si rompono, l'acqua entra da tutte le parti, insomma ce ne sono veramente, veramente tanti di problemi, puliscono una volta ogni tanto. Però un'iniziativa che dovrebbe essere buona, che nel nord fanno già da tantissimi anni, è veramente un'iniziativa buona affidare a chi vuole e chi volesse eventualmente farlo dei pezzetti di terra che uno può coltivare, può sistemare e quindi insomma può passare il tempo, si può fare un piccolo orticello e Sì, questo penso che sia però un'iniziativa è buona, questo, o no? che non tutti sono padroni del settore delle case a progetto o no, quella. Io mi potrei autentificare come casa a progetto perché non ho casa, non ho casa,
e vivo qui dal 10 novembre 2009, pagando prima 169 euro in corso da 2011. Dal 2011 pagai gli arretrati, dal 2009-10 e poi cominciando a pagare 2011 gli arretrati di 136 e poi si sono fissati a 169 euro. Io sono pensionato, prendo 750 euro al mese dopo 50 anni di lavoro, con tre figli. Senti un po'. Tre figli. Oh, tranquillo. Adesso dico che ci pago 296 dal 2015 che hanno rincarato i fitti perché Sant'Antonio poi hanno, è un quartiere progetto come privilegiato. Ah. Oh, privilegiato. Non ci sei allora, però, paghiamo. Il fitto dice 296 euro. 117 sono 117 ogni due mesi come nettezza. E condominiale. Acqua sanitaria sono 134. Facendo i conti non mi rimane niente. Quindi lei con che campa? Scusi. I figli mi aiutano. I figli mi aiutano. Oh, però adesso io dovrei fare l'ISEE corrente perché due figli sono andati alla a casa loro. Sono ritornati alla loro casa. Oh, perché con sacrifici le figlie si fa tutto. Oh. Però io non ho casa. Allora il comune mi fa pagare il tanto, quando c'è gente che ha le case e non paga un soldo di fitto, i padroni che hanno le case, non pagano fitto, io pago il fitto, non ci hanno dato campo di non, come si dice, zona franca nel senso non c'è stata, dunque che cosa abbiamo soffrito noi, terremotati e tutto? Io per me non ho soffrito di niente. E come le tantissime persone. Giusto l'albergo che poi facevo Montesilvano L'Aquila per rilavorare. Altri tre anni qua e là. Poi ci hanno pensato le tasse a ritassarmi di tutto ciò, ma cosa non posso? Questa è la situazione veramente penosa. Ecco, cosa non posso pagare? Perché se poi pensiamo che ci sono onorevoli senatori, funzionari che prendono 20, 25, 15 mila euro, è pazzesco. Almeno l'Italia è veramente diventata una cosa pazzesca. Di autotassarsi. Ma quando? Anche il 10, 20, 30%, oppure la metà dello stipendio che prendono, che si risanerebbe non l'Aquila, l'Italia. Ho letto qualche giorno fa che anche chi viene condannato prende lo stesso il sussidio. Immaginiamoci, questa è l'Italia. Ecco, appunto, questo non voglio, diciamo, fare retorica per questa il comune, realtà, è verità. Per il comune, per chi ci amministra, tutte le vie, però sono troppi tassativi. Io ho fatto di esplicito quello che realmente pago. Bollettoni, soprabollettoni, quello che si può pagare fino adesso ho pagato. Poi allora, signor Luciano, la capiamo benissimo, facciamoci un giro, come vanno le cose qui. E qui dobbiamo dire, ecco, che veramente, insomma, rispetto ad altri progetti... Rispetto ad altri progetti è perché stiamo bene, ci sta una buona sorveglianza, anche, diciamo, di me interna. Stesso e di altri condomini. Quindi nulla di vi sfugge, dove abitiamo, insomma. E tutto. Però, stavo dicendo, quel sotto del garage è un po' degrado, perché le pulizie non è che c'è un giorno alla settimana... o due giorni la settimana, perlomeno si passa da 10 a 15 giorni. Poi vorrei dire una cosa, che io il cane non ce l'ho, non per andare contro gli animali, quando vedono le case rotte qua e là, ci sono pure questi problemi, che la gente in casa ha i cani, vorrei vedere se li metterebbero nelle proprie case questi, non per fare... contro gli animali, perché io amo gli Vabbè, animali. Insomma, l'animale è il minimo, perché adesso ci sono tante leggi che li tutelano, quindi è come se fosse una persona. Girano con questi, diciamo, e lo sterco a una parte, lo sterco, nessuno raccoglie il proprio... Da quello dovrebbero raccoglierlo, perché ci sono delle leggi ben precise. No. Adesso, non è... Non quella è la civiltà umana della persona individuale. Si dovrebbe fare un sondaggio per vedere la mattina questi signori che cominciano a passeggiare per i condomini... Con i loro... Vabbè, questo però non sia un problema. No? Qua ci hanno parlato di caldaie che si bloccano, di caldaie. Problemi con l'acqua. No. Ecco, i rifiuti li hanno puliti, eccetera. Questo condominio, grazie a Dio, posso dire che non c'è stato di questo. Però le erbacce tutte queste cose così. Verrebbero, diciamo, una volta al mese, per dire,
Già sarebbe una grande cosa, ma vengono due volte l'anno. Insomma, ogni circa, 6 mesi. Circa, ecco. Tutto questo. Altri problemi che ci sono, perché insomma vediamo, fanno venire delle televisioni nazionali in campagna elettorale con 10 macchine, 10 persone. Altri problemi sono, io vorrei dire questo, che dicono tanti, le case di Berlusconi. Le case di Berlusconi non sono. Lui stava in atto come Presidente del Consiglio, praticamente si è dato il da fare di queste cose, agevolando noi terremotati, di ciò che... No, non è che vuole dire uno contrario a quella, però non bisogna dire le case di Berlusconi. Stava nello Stato, si è comportato di Stato. Anche perché se vediamo Amatrice ancora non mettono, ancora non casette, mettono niente. Le 20 casette a sorteggio, poi altre 10. Appunto, cioè, veramente lo Stato. Ma questo senza fare retorica di no, destra, no, questa è realtà, realtà. Di destra, di sinistra, quella, perché perfetto. Io sono un cittadino che pago le tasse e almeno devo avere parola di dire un qualcosa. Altri problemi? Ce ne sono? Altri problemi è la povertà. Altri problemi. Ha fatto il suo esempio con 750 euro di pensione, appunto, dopo 50 anni di lavoro. 50 anni di lavoro. 50 anni di contributi versati. No, 50 anni no, magari. Però praticamente per prendere questa pensione circa 35-40 le ho versate. Mia moglie, che è stata coadiutrice con me col bar e via, il bar storico di Viale della Croce Rossa, bar dell'Aquila, Aquila Bar, e ho fatto 23 anni a Fontesecco, paraggi via Sallustio, e 27 lì sotto la palestra Viale della Croce Rossa, 27, 23 fa 50. Puliti puliti. Però come italiano, come cittadino, quando vede funzionari che prendono 15-20 mila euro, consiglieri regionali 4-5, quello che è, tocca, senatori eccetera, cioè come si sente? Non si sente preso in giro lei? Tocca il cuore, perché chi lavora è una vergogna. Che io non ho fatto mai meno da 13 a 14 ore al giorno. Pensi un po', da 750 a 14 euro. Euro al giorno. Però è questa l'Italia. Allora, continuiamo questo piccolo giro a Sant'Antonio con Marco, dove dicevamo, insomma, rispetto ad altre realtà, si sta veramente bene. Ci hanno detto di queste barriere. Allora, vedi, non sono facilmente rimovibili, perché penso che ci vogliono almeno un paio di persone, anche di più, no? Ma in caso di emergenza... Sono barriere messe con la gru. Calcoliamo che in medicina esiste il gold minute. Quello è importante. E quindi a quel punto ci rendiamo conto che queste realtà, vissute per la maggior parte anche da persone anziane, io vorrei capire in che modo potrebbe arrivare un'ambulanza... Magari ci avviciniamo, vediamo anche l'altro ingresso, ma anche vigili, certo. Insomma, cioè... qualunque situazione di emergenza, vedere come poter usufruire, come chiunque abbia avuto la brillante ma anche idea. Persone disabili, certo, insomma, potrebbero avere problemi, potrebbero no? avere problemi, ma anche addirittura l'accesso per i disabili o persone che non possono camminare, accesso direttamente ai palazzi e alle strutture. Qua si parla di ricostruzione con palazzi, con strutture, con barriere architettoniche, cercando di fare al meglio per far vivere la categoria disabile, tra virgolette, in un modo migliore. E poi vediamo che i progetti case costruiti dopo il sisma del 2009, che dovrebbero essere l'eccellenza su questi temi, ci ritroviamo queste strutture bloccate che bloccano gli accessi. Io capisco che possano aver bloccato gli accessi per parcheggi selvaggi, però abbiamo anche un'amministrazione, quindi abbiamo anche dei vigili che potrebbero controllare anche questi parcheggi selvaggi. Quindi è anche incrementare forse il giro dei vigili, il giro delle persone in queste aree, e multare chi parcheggia selvaggiamente, ma non bloccare degli accessi che potrebbero servire per salvare la vita di qualcuno. Lelio De Santis, noi ci siamo già occupati di questi problemi delle casette di, come dire, Berlusconi. Qui stiamo adesso a Sant'Antonio, siamo andati a vedere Arroio, dove abbiamo visto delle televisioni nazionali, Orticelli, devo dire, veramente simpatici, piccolini ma simpatici, perché io penso e credo che questa iniziativa che nel nord fanno già da più di 20 anni, di dare un pezzettino di terra a un vecchietto, a una famiglia, eccetera, l'impegna, la mente libera, insomma psicologicamente dà una mano. Ma è una cosa che ci ha dato
un po' da vedere. Tutte queste macchine della televisione nazionale, tantissimi tecnici soltanto in questi giorni hanno pulito quello che nel resto delle altre casette viene fatto 2 volte l'anno. Questa ci sembra una vera e propria campagna elettorale a favore di Tizio, di Caio, di Sembrollo. Qua vediamo tanti problemi, là ci sono i fotovoltaici, i bidoni che vengono spostati addirittura da un fabbricato all'altro, chi va a mettere i rifiuti a destra, 2 volte l'anno la manutenzione, cioè tecnicamente è invivibile. Che possa una TV nazionale venire qui, e sono venute tante volte dopo il terremoto, il dramma che stiamo vivendo, per cose positive e per altre meno positive, è un dato. Speriamo che cerchino di dare un'immagine positiva della città, al di là dei problemi e delle criticità, perché noi abbiamo bisogno come città di rinascere, di ripartire, di ridare fiducia e di dire al paese tutto che questa è una città vivibile, è una città accogliente, è una città che ha possibilità da vendere e quindi ha una grande attrattiva anche turistica, però bisogna superare questa fase della lamentazione, ma anche delle inefficienze amministrative che portano magari a tenere questo progetto case, le varie new town in uno stato di abbandono, o a tenere, come sta avvenendo in questi giorni, chiusa una strada sul Gran Sasso che va al santuario della Jenga, o l'altra perché c'è stata una valanga settimane addietro. Cioè noi dobbiamo essere in grado di dare risposte come pubblica amministrazione immediata al cittadino, al visitatore, al turista, così noi possiamo ripartire. Diversamente continueremo per anni in questa situazione di difficoltà, di diffidenza e di quasi abbandono, nel quale, non avendo prospettive, i giovani decidono poi alla fine di andarsene. Ma come viene gestito questo progetto Allora, casa rimanendo al attualmente? Ci progetto sono i case, soldi, chi li caccia, chi li allora, dovrebbe cacciare, chi rimanendo non a li questo caccia? tema specifico, che io ho sempre detto è un grande problema, però potrebbe essere una grande risorsa per la città in futuro, in prospettiva. Se solo fossimo capaci intanto di far vivere bene gli inquilini, coloro ancora che sono costretti a stare in queste case, che sono stato comunque una risposta importante dopo il terremoto, dando loro a questi inquilini, a questi cittadini, l'indispensabile di servizi, di vivibilità, pulendo il verde, facendo funzionare gli impianti, impedendo che ci siano col gelo i blocchi del sistema degli impianti di riscaldamento e via discorrendo. La gestione, purtroppo, oggi la gestione è affidata di volta in volta a delle ditte che rispondono a un appalto, fanno dei ribassi spesso anche ingiustificabili, del 40% oltre, come è successo in quest'ultima situazione con l'ultima impresa. E questo non è un modo, questo è un modo di affrontare alla giornata in modo molto limitato il problema. La mia idea da anni, e la ripeto in questa circostanza, e se la nuova amministrazione mi consentirà di svolgere un ruolo, tornerò a battermi perché tutto questo patrimonio di 4.500 alloggi, oltre 1.000 MAP, sia non più un problema ma una risorsa. Quindi bisogna farlo gestire a persone e a società competenti che, oltre alla manutenzione, facciano la valorizzazione della struttura. Il cosiddetto Global Service, fatta da società che fanno questo lavoro a livello europeo, che sia in grado di far funzionare bene le cose e dare risposte ai cittadini, perché l'amministrazione comunale, la struttura comunale, piaccia o non piaccia, non ha professionalità, non ha competenze, non ha mezzi per dare le risposte indispensabili. Se voi pensate che l'ATER, per un numero di alloggi molto molto inferiore, ha decine e decine di tecnici, di professionisti che stanno pensando ad accudire, a risolvere, a fare manutenzione, a dare le risposte. Noi, come amministrazione comunale, con poche addette, non possiamo fare nulla. Quindi ci dobbiamo convincere che bisogna cambiare strada. Basta con la gestione improvvisata o limitata, senza mezzi e personale del comune, affidare questo patrimonio a un global service sulla base di indicazioni
precise, di indirizzi precisi. Con garanzie. Con garanzie di efficienza, magari. Tutto quello che serve a garanzia del comune, dei cittadini e della città. Allora, abbiamo due cose eclatanti però, perché questo insomma il discorso bene o male lo conosciamo. Due strade chiuse, non c'è neve. Quattro pini che vengono considerati addirittura, sembrerebbe, rifiuti speciali. E il signor Luciano che paga circa 500-600 euro di spese a mese e ne prende 750. E questo è l'assurdo. Che dobbiamo fare? Questo è l'assurdo e sono le criticità intollerabili, ingiustificabili, con le quali bisogna misurarsi. Per quanto riguarda le strade di cui parlavamo, è vero che la competenza è della provincia, che è ridotta nelle condizioni in cui sappiamo, con una riforma scellerata a metà, che ha tolto risorse e personale a questo ente. Però non si possono aspettare settimane e settimane per togliere un mucchio di legna caduta. E in tanti hanno fatto presente, a cominciare dal presidente dell'associazione di San Pietro della Jenga Corriere, che in tutti i modi, con determinazione, ha fatto presente. E mi pare che solo in queste ore, attraverso un incontro che si è tenuto tra comune e amministratore provinciale, si sia trovata la maniera, con molto ritardo, per risolvere il problema e mandare qualcuno a togliere questo materiale. Ma nel frattempo, un lavoro di due ore, tre ore. Ma nel frattempo, cioè, per settimane ci siamo, tra virgolette, sputtanati. Tutto il perché mondo. Io stesso ho visto dei pullman fermi davanti alla sbarra che non hanno potuto procedere verso il santuario. Questo non è di una città seria che voglia aspirare ad essere città di arte, di cultura e di turismo, perché non andiamo da nessuna parte. Abbiamo tutte le potenzialità, però bisogna che il manico cambi, che ci vuole credibilità, serietà ed efficienza amministrativa.